Ebbene sì, caro Alessio, Gianni Rivera è stato il primo giocatore ad aver vinto il pallone d'oro, era il 1969, tu ancora non eri nato. Il primo giocatore ha vinto il pallone d'oro. Il primo pallone d'oro in Italia. In Italia, il primo okay. giocatore italiano ad aver vinto il pallone d'oro. Il secondo che è stato? Non lo so, mi trovo impreparato. So chi è stato il primo in assoluto nel 56, Stanley Matthews, alla veneranda età di 50 anni, però non questo non... Calcio d'altri tempi. Adesso parliamo di prima categoria, subito la schermata del girone A e vediamo subito com'è andato il discorso dei playoff e dei playout. Parliamo di prima categoria, lo facciamo insieme naturalmente anche alla nostra Giulia, un solo risultato per cui insomma non dovremo avere problemi, eccolo qua. Partini Caudace, Città di Casteldaccia 0-1. Retrocedono in seconda categoria il Bonagia Sant'Andrea e di Lampedusa che stavolta si era già ritirato. Come andrà invece la finale, Alessio? Io vedo favorito l'equipe Comprensorio Palermo. Mi dispiace per il Partini Caudace perché ha avuto una brutta flessione verso la fine del campionato. Ha perso il secondo posto ai danni a favore dell'equipe Comprensorio Palermo e perde anche in casa la semifinale playoff che onestamente pensavo potesse vincere per riscattarsi del brutto finale di campionato, non è stato così. E vabbè, pazienza. Adesso parliamo del girone B, abbiamo la provincia agrigentina, protagonista in questo caso in negativo la squadra del Bivona che perde i play-out. Vediamo la schermata, il risultato ce lo legge naturalmente la nostra Giulia. Bivona, eccola qua. Città di Agrigento 1-2. Sì, esatto Ettore, più che il playout perde lo scontro diretto, in poche parole Virtus Bivona e Città di Agrigento si sono classificate a pari punti all'ultimo sì. posto e quindi hanno giocato uno scontro, uno spareggio per la retrocessione diretta. Il Virtus Bivona alla peggio retrocede direttamente in seconda categoria, mentre il Città di Agrigento si gioca un'ulteriore possibilità di salvarsi tramite playout. Andrà a far visita all'Atletico Corleone, mentre l'altro playout è Albatros Lercara contro Città di Giuliana. Perfetto, adesso parliamo del girone C, sono stati gironi che noi abbiamo seguito in maniera molto marginale qui a penalty, anche per una questione di tempo, però adesso ci è sembrato giusto in queste ultime puntate dare i risultati attraverso una schermata perché in questa maniera sicuramente è più chiaro. Girone C. Campo Felice, Sant'Agata Militello 1-0. Playout, Sparandina, Trese Calcio Brolo 1-0. Acque Dolcese, Cerda 1-1 dopo tempi supplementari. Alessio. Il Campo Felice batte il Sant'Agata Militello per 1-0 e si guadagna il diritto di giocare la finale fuori casa contro il Città di Mistretta che si è classificato secondo a più di 10 punti di distacco dalla quinta, quindi è andato direttamente in finale. Per quanto riguarda i play-out si salvano Sparandina e Acque Dolcese. L'Acque Dolcese pareggia contro il Cerda Macina ma in virtù del miglior piazzamento si guadagna il diritto di giocare l'anno prossimo il girone C di prima categoria. La finale sarà fra Cerda Macina e Trese Brolo. Ricordiamo che in questo girone è retrocesso direttamente la squadra del Longi. E adesso parliamo del girone D, c'è stata una sorpresa, l'iniziativa insomma perde in casa ed era anche favorita e perde anche la possibilità di andare avanti con i playoff. Risultati? Playoff, l'iniziativa Barcellona 1-2, Promende Folgore 3-2. Playout, Pro Falcone, Città di Oliveri 0-1, Orsa, Venetico 1-3. Alessio. Sì Ettore, hai detto bene, è stata una vera e propria sorpresa perché insieme al Merì l'iniziativa ha dato vita ad una vera e propria lotta a due, vinta poi dalla squadra messinese ad una giornata dal termine, salita con 5 punti di vantaggio sull'iniziativa che comunque si presentava favorita per i playoff. Ha perso in casa 2-1 contro il Barcellona Pozzo di Gotto e abbandona quindi il sogno della promozione in promozione. L'altra semifinale ha visto il Promende vincere per 3-2 contro il Folgore Milazzo, quindi Promende che ospiterà il Barcellona Pozzo di Gotto per la finale. Per quanto riguarda il playout, due risultati non proprio a pronostico perché al contrario di quanto recitava la classifica, il Città di Oliveri terzultimo e il Venetico penultimo
hanno corsari nei campi di Pro Falcone e Orsa, si salvano e quindi Pro Falcone e Orsa si giocheranno la salvezza. Benissimo, ricordiamo che in questo caso il Tortorici è retrocesso direttamente in seconda categoria. Con tuo dispiacere. Sì, in maniera molto marginale, ad essere sincero. Adesso due gironi, così ne parliamo anche con i nostri ospiti. Il girone E, la schermata prevede soltanto un risultato: Calatabiano che perde in casa con l'ACI Sant'Antonio 5-2. Ragazzi, ditemi la vostra, come andrà a finire? L'ACI Sant'Antonio a questo punto spera nel proseguo di queste finali. Finale, Luca? Credo la vincente di Randazzo Città di Catania. Sì, dovrebbe... sì. Arrivato lo scotto a questo sarà punto, quello dopo una vittoria così, appunto, anche col numero, con 5 gol a Calatabiano, che è un campo difficile. Ora se la gioca. Paolo? Sì, io penso che ci dovrebbe essere lo scontro a Sant'Antonio, Città di Catania. Città di Catania e Città di Randazzo che giocheranno. Sì, io penso che Città di Catania sulla carta, sulla carta dovrebbe avere la meglio rispetto a Randazzo. È vero. E quindi sarà una gran bella partita con la Città Sant'Antonio. Natale, la Città Sant'Antonio ha un piede, no, per mezzo me la, piede. Il risultato non è una sorpresa perché conosco sia l'allenatore che Lucio Tosto. Sì. Tutto rispetto, è buona parte dei giocatori che sono di categoria superiore, quindi leggermente avvantaggiato. Il risultato di oggi non è una sorpresa, ma quindi a prescindere dalla squadra conferma. Che andranno a incontrare, li vedi favoriti. Io, Ettore, se devo dire la mia, chiunque esca vincitore fra Città di Catania e Città di Randazzo parte comunque svantaggiato, perché la C. Sant'Antonio è veramente una grande potenza, oggi contro il Calatabiano ha dato dimostrazione. Mentre ci siamo, facciamo vedere subito la schermata di questo girone F, ma già abbiamo anticipato quale sarà lo scontro, appunto, tra Città di Catania e Città di Randazzo. Il vincente giocherà appunto contro l'ACI Sant'Antonio. Passiamo subito al girone G, andiamo di fretta perché il tempo stringe, anche in questo caso la schermata, parliamo della zona Siracusa-Ragusa, eccoli qui i risultati. Playoff Marina di Ragusa, Megara Augusta 1-0, New Pozzallo Sporting Eubea 1-1 dopo tempi supplementari, Playout Carlentini Atletico Militello 2-1, Frigintini Ellenica 3-4. Alessio. Questo è l'unico girone, Ettore, insieme al girone D dove si sono giocati entrambi i playoff ed entrambi i playout. Partendo dalla parte alta della classifica, il Marina di Ragusa a favor di pronostico batte il Megara Augusta 1-0. La New Pozzallo contro lo Sporting Eubea ha la meglio solo grazie alla miglior classifica, perché il punteggio di 1-1 fa passare la squadra di Pozzallo solo per quanto riguarda il miglior piazzamento. Quindi finale a Marina di Ragusa contro Marina di Ragusa New Pozzallo, che secondo mister Serafino è già decisa, ora ci dirà lui a favore infatti, perché so che sei andato a vedere Carlentini, sì, Atletico Militello. Sì, sì. Sì, ho visto questa partita di play-out, il Militello non ha per niente meritato la sconfitta, ha fatto una grossa partita, però nel calcio gli episodi purtroppo queste sono, partite sono quelle che fanno con la differenza, sono e Calentite stanno fortunati. È vero. E chiudiamo con il girone H, abbiamo soltanto un risultato da far leggere a Giulia, oggi è stato un lavoro molto leggero, no? Il girone H, sì. Barrese Real Sultano 1-0. Eccolo qui, Alessio. Sì, esatto, beh, Ettore, questo è il girone dove il Gela ha giocato da solo. Sì. Su 26 partite, 25 vittorie e un pareggio, ha vinto il campionato con 6 giornate d'anticipo. Barrese e Real Sultano si sono giocate questa semifinale, il Barrese ha vinto 1-0, andrà a Macchitella per la finale. Benissimo, allora abbiamo chiuso con le schermate riguardanti anche i campionati di prima categoria, passiamo ai saluti con la battuta finale insieme ai nostri ospiti che oggi sono venuti a trovarci nella puntata pre-pasquale di Penalty. Luca, l'Atletico Gela per esempio potrebbe essere una piazza interessante per iniziare un progetto anche per un nuovo allenatore. Sì, sicuramente lì c'è il presidente Tucci, sì, che guarderà in Serie C, sì. Quindi faranno anche una squadra per fare il salto di categoria. No, perché a te ti danno in parecchie panchine adesso, no, nella prossima stagione. Non può essere che rimango dove sono. Mai dire mai, però. Non so, vediamo dopo le feste. Noi comunque ti auguriamo un in bocca al lupo, il buon proseguo e appuntamento alla prossima stagione. Crepi, auguri. E tutti. Poi, insomma, chissà, potresti essere in nomination nel Penalty Award, che insomma, tra non molto approfondiremo in maniera particolare. Paola, hai detto che non appenderai neanche quest'anno le scarpette al chiodo, quindi continuerai a vincere campionati. Ah, lo spero di vincere qualche campionato ancora, no. Scherzi a parte, vediamo come
dopo le vacanze come ci sentiamo. Insieme poi, a Luca? E poi valuteremo. Insieme a Luca. Insieme mi trovate a bene? Altro, insomma, sì, 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 lui... sì. Ma io sono un tipo che mi trovo bene. Sì, lo sappiamo. Quanto... Tu sei un allenatore in campo. Quindi non ci sono problemi. E in queste categorie fa tanto avere un allenatore in campo. Dico bene, Luca? Sì, eh? Sì. Io invece vi volevo fare i complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Perché è seguitissima. È vero. Complimenti veramente. Riceviamo tantissime email di conferma. E vorrei spendere, se mi è possibile, due minuti di ringraziamenti. Due minuti sono tanti. No, 30 secondi di ringraziamenti. Allo Sporting Battiati, a tutto lo staff dello Sporting Battiati, al presidente, giusto, al magazziniere nel nome di Melo Spadicchia, al segretario nel nome di Recini. Hanno lavorato alla grande. Sì, 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 perché chi sta dietro le quinte. È vero, è vero. Ogni domenica lavoro. È una domenica di sacrificio. Quale sarà il prossimo sacrificio per Natale Serafino? Quello di continuare a lavorare giorno dopo giorno. Di fare sempre calcio con la massima serenità e sempre con l'entusiasmo che ho in questo momento. E con la speranza di occupare il posto che oggi occupa la Tiger. Ma ci spero, ci spero come ci speriamo tutti gli allenatori. La mia domanda però a quel punto veniva quasi spontanea. A Scordia? Ma non lo so, aspettiamo qualche settimana. Benissimo, perfetto. Salutiamo anche Alessio. Con lui ci rivedremo non nella puntata di Pasqua, ma nella puntata di chiusura mese di aprile. Esatto, dove ci saranno anche playoff. A Pasqua sarò solo io a condurre i penalty, vabbè, ci può anche stare. Vabbè, dai, un po' di vacanze a noi. Grazie Alessio. Una buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Non ci saranno neanche le due penaltine che partono insieme, quindi chissà dove andranno. Salutiamo quindi e auguriamo il buon proseguo alla nostra Giulia. Grazie Ettore, saluto tutti i telespettatori e auguro una buona Pasqua a loro e ai nostri ospiti. Perfetto, noi ci vedremo anche la prossima settimana, domenica prossima, a partire dalle 19.30 con una puntata assolutamente speciale di penalty, proprio prettamente pasquale. Rivivremo parecchie clip che abbiamo presentato nel corso della stagione 2013-2014. Vi ricordo che questa trasmissione da domani la potrete rivedere sulla pagina Facebook, appunto, basta cliccare penalty, e poi inoltre questa televisione la potete anche seguire in streaming attraverso il canale di Sesta Rete andando sul sito www.sestarete.org. A tutti buona Pasqua e appuntamento alla prossima settimana.